Ti è mai capitato di vedere come si fa un progetto di meccatronica? Hai mai avuto l'opportunità di partecipare a un progetto open source collaborativo? Ciao, io sono Emanuele Frisoni, sono un progettista e iscrivendoti e seguendo questo canale imparerai anche tu come si fanno i progetti di meccatronica. YouTube è pieno di canali dove puoi vedere i lavori fatti da altri. Invece, in questo canale, il progettista sei tu e insieme svilupperemo tanti progetti. Al raggiungimento di 1000 iscritti realizzeremo un progetto open source di meccatronica collaborativo. Sarà un progetto di elettronica, meccanica, informatica, web, Internet of Things. Inseriremo elementi di intelligenza artificiale, di connettività di rete, controllo motori, visione artificiale e chi più ne ha più ne metta. Iscriviti subito al canale se non l'hai ancora fatto e invita tutti i tuoi amici a partecipare a questo sondaggio. In questo progetto ci saranno dei motori. La domanda che ti voglio fare oggi e a cui potrai rispondere qui sotto nei commenti è: come preferiresti controllare il movimento di questi motori, attraverso un encoder ottico o con un accelerometro gravitazionale?